corsia ritorna anche oggi, torniamo anche oggi in diretta per raccontarvi le tante storie, le tante testimonianze che passano da qui, da questa terra, dall'ospedale voluto e fondato da Padre Pio in questo giorno speciale, tra l'altro in cui ricordiamo e festeggiamo San Giovanni Paolo II e dedicheremo proprio a lui la seconda parte di questa puntata, di questo appuntamento, perché davvero anche la vita di Giovanni Paolo II ha toccato e si è intrecciata con quella di Padre Pio. Diamo il benvenuto come sempre a Suor Cristina Pievani che ci accompagna in questa prima parte. Bentrovata, buongiorno. Buongiorno Antonia, buongiorno a tutti. Questa è la tua sezione, possiamo chiamarla in qualche modo così perché, come sempre, apriamo con le tante storie e le tante testimonianze e quindi, grazie al nostro jingle, scopriamo qual è la storia che Suor Cristina ci ha portato oggi. Buongiorno a tutti, oggi andiamo a scoprire la storia bella di Chiara e di suo nonno Giuseppe. Una storia lunga perché inizia con la nascita di Chiara. Siamo nel campo delle malattie rare, che anche queste sono un'esperienza pesante per le famiglie e per i bambini che ne sono portatori. Buongiorno Chiara, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Facciamo iniziare a raccontare al nonno che se la ricorda dall'inizio la storia. Allora, Sì, Giuseppe, com'è stata? Chiara è nata da una giovane mamma di 17 anni e subito alla nascita ha cominciato a presentare una serie di problemi con scarsa crescita, ittero neonatale. E aveva bisogno di essere sempre ricoverata in neonatologia. A 5 mesi poi è stata posta diagnosi di cecità, di sospetta cecità, con ipotonia e incapacità di disuzione. Ci siamo subito rivolti al centro di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per cominciare un po' a fare i primi accertamenti. Da cui è venuta inizialmente una grande e grave ipotonia, ma in seguito ai ricoveri sono cominciati un po' di accertamenti, ma ci sono state complicanze soprattutto per quanto riguarda una serie ripetuta di infezioni broncopolmonari che complicavano un po' il quadro clinico. Anche perché non si E, capiva da dove venivano. no, esatto. Da un punto di vista neurologico, ci veniva indicato di eseguire terapie riabilitative, ma qualsiasi tipo di attività Chiara facesse, venivano fuori, si manifestavano crisi, cortico-surrenali, che aveva incapacità, ad alimentarsi e tutta una serie di altri problemi piuttosto gravi. Finché dopo, insomma, dopo una serie di ricoveri, frequenti ricoveri, al dottor Sacco, primario di pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza, diciamo, si è accesa una lampadina e ha posto il dubbio che ci potesse essere una complicanza a livello ipofisario della ghiandola dell'ipofisi, correlata poi anche alla linea mediana dell'encefalo, E con con questo siete riusciti a ipoplasia dei trovare. nervi, soprattutto ipoplasia dei nervi ottici, da cui dipendevano soprattutto i problemi legati alla vista. Posta la diagnosi, cominciata una terapia, Chiara ha cominciato veramente a vivere. Dopo l'età di 3 anni, quindi è stata reinserita nelle scuole, ha fatto tutte le attività con un po' di ritardo rispetto ai ragazzi della sua età, però ha cominciato subito a crescere, a diventare resistente alle malattie broncopolmonari, quindi questo le consentiva di vivere una vita piuttosto tranquilla e serena e attiva per poter essere inserita nei diversi contesti sociali di ogni tappa evolutiva della sua vita. Chiara, cosa ti ricordi della tua infanzia? Mi ricordo che ho avuto una bella infanzia,
diciamo che però non è stata tanto bella anche per i problemi legati di salute, però tutto sommato è stata un'infanzia, diciamo, bella. Anche quando io venivo in ospedale a fare ricoveri, mi sono trovata sempre, sempre bene. I medici mi hanno accolto bene. Diciamo che è diventata la mia seconda casa, l'ospedale. Infatti, anche tuttora vado a fare controlli, però diciamo che io mi sono sentita sempre, sempre accolta. I medici mi hanno sempre, diciamo, mi hanno dato sempre, mi sono stati sempre d'aiuto, ecco. Adesso quanti anni hai? E Ora ho 20 anni, quasi 21. stai studiando? Ora sto studiando all'università, faccio la facoltà di storia e scienze sociali a Bari. Per cui è stato un percorso difficile ma bello, nonno Giuseppe. Sì, molto, anche se è difficile. Diciamo che io vorrei dire che intorno ci sono stati dei problemi molto critici, molto gravosi per tutta la famiglia, soprattutto prima che si ponesse la diagnosi. C'era una grande attesa di conoscere la diagnosi, questo vale un po' per tutte le famiglie che hanno soggetti con malattia rara. Ma dopo la diagnosi veramente si è riaperta una vita. Però voglio sottolineare che intorno a Chiara si è riunita tutta la famiglia. Chiara, i nonni, gli altri nonni di Chiara, i genitori. Chiara ha due fratelli gemelli un po' più piccoli di lei, anzi, forse la racconta Chiara questa perché è una storia divertente, quella dei due fratelli. Però ecco, intorno a Chiara la famiglia è diventata più unita, più coesa, e si sono create una serie di sinergie. Vorrei che Chiara raccontasse la storia dei suoi fratelli. Praticamente io ero a fare la riabilitazione in un centro di San Giovanni Rotondo, non so se conosce il centro degli Sì, angeli. sì, sì. Ero lì a fare un soggiorno e mia madre in quei mesi era incinta. Quindi io comunque stavo lì con mia nonna perché mia madre stava. E mia madre è scesa di partorire proprio a San Giovanni Rotondo, all'ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza, dato che ci siamo trovati veramente bene, quindi mia madre ha deciso di partorire due splendidi gemelli. C'è stato un parto prematuro per i due gemelli, Bene. però la mamma di Chiara, Anna, era felicissima di poter seguire questo percorso, questo secondo percorso lì da voi, da casa Sollievo della Sofferenza. Si sentiva veramente al sicuro. Possiamo dire che Casa Sollievo è stata una casa per Chiara e la sua famiglia. Certo, Sì. certo. E tuttora lo è. È la mia seconda casa, io la definisco così. E Ma questo sicuramente, insieme alla professionalità dei medici, ha aiutato a superare certo. tutti i grossi problemi. Non solo i medici, anche tutto il personale infermieristico, tutto il personale, veramente tutto. Il modo con cui siamo sempre stati accolti è stata una bella esperienza. Non ci siamo mai sentiti abbandonati o soli. Ecco, questo è importante. È importante, penso, per tutti i soggetti che hanno bisogno di aiuto, soprattutto durante le malattie. Molto bene, allora noi vi ringraziamo di questa vostra testimonianza, facciamo gli auguri a Chiara per il suo percorso universitario ormai, speriamo che vada tutto bene Chiara, è la tua vittoria su tante cose e quindi ti ricordiamo nella preghiera, restiamo a fare il tifo per te come fanno le famiglie, va bene? Grazie a voi. Grazie. Vorrei Grazie a voi, anch'io, grazie, arrivederci. Antonio. Mi intrometto un attimo perché ci tengo anch'io a salutare Chiara e Giuseppe, a ringraziarli per essere stati qui. Devo dire che la cosa che mi ha colpito tantissimo in questo loro racconto è che mentre il nonno raccontava della malattia, anche delle ansie che c'erano prima di arrivare ad una diagnosi, mi ha colpito molto il sorriso di Chiara. Il nonno raccontava delle tante difficoltà, ma lei era lì accanto a lui con un sorriso davvero carico di speranza e di ottimismo. Quindi davvero Chiara, grazie perché oggi tu ci lasci, secondo me, questo messaggio. Credo che sia
un bel messaggio da portare nelle case di tutti quelli che ci stanno seguendo e che magari sono anche nella stessa vostra situazione o hanno affrontato comunque delle malattie, ovvero quello che nonostante tutto la forza di volontà, il carattere, comunque riuscire a mantenere sempre un atteggiamento positivo faccia la differenza, giusto Chiara? Vedevo che annuivi, sei d'accordo? Ok, grande. Bene, tra l'altro sottolineo che Chiara si è diplomata anche 2 anni fa con il massimo Devoti, quindi davvero complimenti a Chiara e a tutta la sua famiglia. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a te. Bellissima questa storia, Sor Cristina, è bella anche questa doppia testimonianza, no? Sì, che è quello che anche loro hanno detto, no? Di essersi sentiti comunque a casa sollievo come una seconda casa. No? Anche perché quando uno deve affrontare percorsi di malattia così difficili e con una prospettiva di una vita che Chiara è riuscita a portare alla normalità, ma non è mai la normalità facile della, è bellissimo, cioè ha bisogno di un supporto in più per poter affrontare tutto ed è bello che Casa Sollievo sia riuscita a darlo a questa famiglia. E noi ti ringraziamo per averci portato questa storia, ti aspettiamo ovviamente venerdì prossimo con un'altra storia da raccontare, restituiamo la linea alla regia e ritorniamo subito dopo qui con il nostro spazio dedicato ai ricordi, vi ricordo oggi dedicato a Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, a fra poco. Eccoci qua, ritorniamo. Nel frattempo lo studio ha cambiato ospiti e diamo il benvenuto a Lucia Miglionico e a Giuseppe Petracca. Ben trovati. Grazie, ben buona trovati giornata voi. A tutti. I nostri portatori di ricordi, possiamo dire così, i nostri testimoni anche di una vita passata in Casa Sollievo. La puntata di oggi è una puntata speciale perché parliamo di un grande santo, San Giovanni Paolo II, che si è intrecciato non solo nella storia di Casa Sollievo della Sofferenza con la storica visita che fece qui a San Giovanni Rotondo, ma prima ancora proprio nella vostra vita nella personale. Nella nostra vita, sì, effettivamente San Giovanni Paolo II è quello che in tutti gli anni ci ha accompagnato. Il suo ministero è cominciato un po' alla vigilia del nostro matrimonio e quindi il magistero della famiglia è quello che ha tracciato un po' il nostro essere coppia, il nostro essere famiglia. Abbiamo avuto così la possibilità, proprio nei primi anni del matrimonio, le foto che vedete risalgono al 13 dicembre del 1985, nella giornata conclusiva del percorso che abbiamo fatto, un corso di 2 anni sulla procreazione responsabile, pastorale e familiare, e quel giorno Papa Giovanni Paolo II consegnò personalmente il suo mandato, il nostro diploma di insegnanti dei metodi naturali e il mandato per la cura delle coppie e delle famiglie. Ma la cosa particolare è che Monsignor Caffarra, che ci accompagnava, disse a Papa Giovanni che noi lavoravamo entrambi medici in Casa Sollievo. Lui aveva conosciuto Padre Pio e, sapendo che lavoravo in pediatria e in ospedale, abbracciandomi nella consegna del diploma, mi disse: non solo tutte le coppie, ma ti raccomando e ti affido tutte le famiglie che incontrerai nella tua vita professionale. Ecco, quindi è lì che poi è cominciato un mandato particolare, non soltanto come accompagnamento alle famiglie in parrocchia, siamo tuttora responsabili della pastorale familiare regionale, ma soprattutto un percorso diverso per noi e come medici soprattutto nello stare vicino alla famiglia del malato.
è quello che poi appunto avete fatto. Abbiamo delle foto, delle foto anche dei filmati meravigliosi che ci riportano alla visita. Ecco qui per esempio ne vediamo una alle nostre spalle. Giovanni Paolo II in questa visita volle salutare, entrò nelle stanze degli ammalati che ci teneva a salutare personalmente. Ricordiamo anche il suo arrivo, ecco qui è il discorso che fra poco ascolteremo nel pronao di Casa Sollievo della Sofferenza. Poi ci fu anche l'accoglienza proprio della cittadinanza al parco del Papa. Devo dire che cercando in archivio, poi rivedendo quelle immagini, eccole qui, davvero sono immagini storiche che comunque ci raccontano di un tempo davvero bello che la nostra comunità ha vissuto. Questo è l'arrivo al parco del Papa, nella Papa Mobile, e poi è stato molto significativo e toccante anche il momento di preghiera proprio in santuario sulla tomba di Padre Pio, dove Giovanni Paolo II appunto si è fermato in sosta. Chiederei alla regia anche di mandarci queste immagini, perché ci raccontano davvero molto bene quel momento, insomma, di eccolo qui con la comunità dei frati. Questa è nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, prima ecco di scendere proprio giù in cripta. Sono ricordi che comunque sono rimasti nel cuore di tutti quanti noi, sicuramente. Ricordi molto belli. Io intanto ricordiamo l'attesa. Dalla notizia della sua visita, Casa Sollievo è andata in fermento, perché c'era stato detto che avrebbe visitato i reparti, che avrebbe accarezzato gli ammalati, preso in braccio i bambini. Ricordo che in particolare nella pediatria, eravamo nella pediatria ancora del corpo centrale dell'ospedale, dove il corridoio era lunghissimo, e poi c'era un salone molto grande. Ecco, quest'ala lungo il corridoio degli ammalati, delle loro famiglie, dei bambini in particolare, con lui che aveva una carezza per tutti, un abbraccio per tutti, e si vedeva che amava essere lì in quel momento, proprio perché nella sua vita Padre Pio ha significato tanto. E quindi anche per noi in ospedale il suo magistero è stato per noi una grande traccia. Vogliamo ascoltare insieme uno stralcio proprio del discorso che Giovanni Paolo II fece in Casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamo insieme le sue parole e poi le commentiamo. L'aspetto essenziale del grande disegno del Padre Pio era ed è che la regenza in questa casa deve poter costituire sì una cura del corpo, ma anche una vera e propria educazione all'amore inteso come accettazione cristiana del dolore. E ciò deve poter avvenire soprattutto grazie alla testimonianza di carità offerta dal personale medico, paramedico e sacerdotale che assiste e cura i malati. In ogni ammalato, diceva Padre Pio, vi è Gesù che soffre. In ogni povero vi è Gesù che langue. Queste le straordinarie parole, no? Giovanni Paolo II ricordò appunto l'aspetto essenziale della visione di Padre Pio, è quello appunto di portare l'amore come segno anche di accettazione della croce. Io immagino che per voi medici, dottor Petracca, sia anche molte volte difficile riuscire a trasferire questo senso agli ammalati, perché chi soffre a volte anche giustamente e comprensibilmente non ha sentimenti positivi, no? Sì, sicuramente. E in questi casi qua forse più che le parole sono i silenzi, ma non soltanto i silenzi, chiamiamoli
costruttivi, i silenzi collaborativi nei confronti dei pazienti, perché chi è che soffre ha bisogno anche di uno sguardo, di un sorriso di conforto per quello che sta attraversando. E tante volte, ecco, ci si trova in questa situazione, che i pazienti, soprattutto nel reparto dove che io operavo, nella medicina nucleare, dove molto spesso bisognava dire al paziente che avevano, loro sapevano di avere già una patologia tumorale, però bisognava dire se la malattia era in progressione oppure la malattia era ancora ferma. Io ricordo che era molto bello, ecco, i sorrisi che facevano i pazienti e che noi eravamo molto contenti quando si diceva che la malattia era migliorata oppure era stabile, ma soprattutto quando questi pazienti si trovavano nella situazione di dire che la malattia era in progressione. Non bisognava in quel caso lì, ecco, rimanere in silenzio, ma accompagnarli appunto, come dicevo, con un sorriso, con uno sguardo e cercando di infondere comunque in questi pazienti un senso di fiducia e di speranza, perché quello era importante, dare a questi pazienti una speranza che non era ancora tutto finito e che poteva ancora continuare ad essere vivi. Ecco, questo era quello che... Poi d'altronde i pazienti che, mentre nella pediatria, cioè nei reparti, uno aveva più contatti con i pazienti, nel servizio si aveva un contatto fugace con i pazienti, quindi bisognava essere molto più disponibili e cercare di infondere questa speranza e questa fiducia nella vita. Di questa giornata c'è qualcosa che vi è rimasta impressa in maniera particolare di questa visita? A volte ci sono, no, in questi ricordi qualcosa che di significativo rimane particolarmente? Sì, soprattutto quando Giovanni Paolo II è venuto nel reparto di pediatria e quando è entrato nel salone dove c'erano tutti i bambini con le loro bandierine, tra l'altro li avevamo preparati con i colori classici del bianco e giallo, e si stava lì attenti a tenerli fermi per evitare che scappassero, uno di loro proprio di getto si allontanò e andò incontro al Papa e lui con la mano frenò subito, perché c'era Suor Angelina preoccupata dell'ordine, frenò subito. Ci ha ricordato molto in quel momento il brano del Vangelo, lasciate che i bambini vengano a me, ed ecco, è stato molto bello, molto particolare quel momento in particolare, perché non sentivi il Papa in visita ma il padre nella sua casa. Ecco, questo fondamentalmente è quello che ci è rimasto. E poi le sue parole, il suo sguardo, la sua dolcezza per tutti. C'era una mamma con un bambino Down in braccio e io ricordo che si fermò, accarezzò il bambino e baciò in fronte sua madre, come a dirle grazie per questa accoglienza, per questa presenza. Credo che questi siano regali straordinari anche per i tanti ammalati ricoverati, così come è stato anche per la visita di Papa Francesco. Sono dei momenti davvero straordinari. Noi come sempre vi ringraziamo per aver voluto condividere con noi questi ricordi preziosi e importanti. Ci ritroveremo venerdì prossimo con ancora tanti altri ricordi che non sveliamo. Vogliamo creare un po' di attesa, vogliamo creare un po' di curiosità. Grazie davvero per essere grazie stati a con voi, grazie a voi, arrivederci, a arrivederci tutti. Buona giornata e buona santa festa di Giovanni Paolo II. E noi restituiamo la linea alla regia per pochi minuti e poi torniamo ancora qui per la parte conclusiva, quella dedicata alla cura, alla scienza, allo spazio, salute. A fra poco.
e ritorniamo in diretta per la parte conclusiva del nostro Vite in Corsia, ovvero quella dedicata alla medicina, dedicata alla cura e alla scienza, in collaborazione con Casa Sollievo della Sofferenza, con i medici di Casa Sollievo della Sofferenza. L'argomento di questa puntata è la trombosi venosa. Vi spiegheremo che cos'è, come si riconosce, quali sono i sintomi, come si cura, e una parentesi anche sul vaccino anti-Covid e appunto su quello che in questi mesi abbiamo tanto, di cui abbiamo tanto sentito parlare, ovvero il rischio di correlazione tra questa patologia e alcuni tipi di vaccini. Lo facciamo grazie alla dottoressa Elvira Grandone, che dirige l'unità operativa di emostasi e trombosi in Casa Sollievo della Sofferenza. Noi vi ringraziamo per averci seguito in questa puntata, in questo spazio. Vite in Corsia vi dà appuntamento a venerdì prossimo. Vi ricordiamo che subito dopo questo spazio dedicato alla medicina, l'appuntamento ritorna con l'informazione. Grazie a tutti e vi lasciamo con il nostro spazio Salute. La trombosi venosa è la formazione di un trombo, cioè di un coagulo formato da cellule circolanti e da fattori della coagulazione che sono attivati all'interno appunto delle vene del nostro corpo. Questo interrompe in quel punto la circolazione e quindi può poi determinare un meccanismo a cascata, di innesco a cascata del fenomeno trombotico, che così si può estendere dalla periferia solitamente verso il centro, quindi verso il cuore, verso i polmoni. I sintomi con cui la trombosi venosa si presenta dipendono principalmente dal distretto in cui questa si manifesta. La condizione più usuale è la trombosi degli arti inferiori, quindi soprattutto delle vene delle gambe e delle cosce, e quindi può manifestarsi con dolore, gonfiore, bruciore e caldo intenso agli arti. Se parliamo della trombosi venosa a localizzazione più frequente, cioè appunto quella degli arti inferiori, la diagnosi oggi viene facilmente e rapidamente eseguita mediante un test, un ecodoppler venoso degli arti inferiori in questo caso, che facilmente consente di escludere o confermare un sospetto diagnostico di trombosi venosa. Esistono una serie di condizioni acquisite o congenite, quindi un qualche cosa che dipende dall'ambiente, dove per ambiente possiamo anche includere l'età, dove includiamo il sovrappeso, ma la gravidanza per la donna naturalmente, l'uso di alcuni farmaci, soprattutto di tipo ormonale. E poi esistono condizioni congenite, come le cosiddette trombofilie, che sono delle condizioni con cui possiamo nascere, possono essere più rare o più frequenti nella popolazione generale, sono comunque, questo è necessario dirlo, condizioni di per sé né necessarie né sufficienti perché un evento si verifichi, cioè sono condizioni di suscettibilità, il che vuol dire che a differenza delle malattie classiche genetiche, se io ho una condizione congenita di rischio, ho semplicemente una suscettibilità e quindi non è detto che nella mia vita l'evento si manifesti. Lo stile di vita quindi ha un ruolo fondamentale per questa che è una condizione, la trombosi venosa, di tipo, come abbiamo capito, multifattoriale. La trombosi venosa si cura con farmaci anticoagulanti, ne esistono in buona sostanza di due categorie, farmaci per via iniettiva
e farmaci che si assumono per osso, in genere, cioè per bocca. In genere i farmaci per via iniettiva si somministrano per tempi brevi, ci sono poche eccezioni come il paziente oncologico o come la donna in gravidanza. Invece i farmaci che si assumono per bocca sono in buona sostanza anche questi suddivisibili in due grosse categorie, che sono farmaci che inibiscono la sintesi di fattori vitamina K dipendenti, fattori della coagulazione, che sono per capirci il vecchio Coumadin o il Sintrom, e i farmaci che invece sono inibitori diretti della coagulazione, cioè del fattore 2 o del fattore decimo, che sono farmaci ormai va largamente impiegati. Il mercato ormai ha il 70% di pazienti anticoagulati che fa uso di questi farmaci, che sono più maneggevoli sicuramente, presentano gli stessi rischi di effetti collaterali, cioè il sanguinamento, nella stessa percentuale dei casi. Non dimentichiamo però che i farmaci antivitamina K, cioè il Coumadin, sono farmaci ancora fondamentali e salvavita per pazienti come i portatori di valvole cardiache, che non sono quelli di cui parliamo oggi, ma per i quali sono ancora l'unica strategia terapeutica. La prevenzione della trombosi venosa, sembra quasi banale dirlo, passa attraverso uno stile di vita sano. L'uso del farmaco dovrebbe essere ristretto al minor tempo possibile, quindi lo sforzo che dobbiamo fare è sempre quello di dare al paziente il trattamento minimo in termini di durata efficace. E quindi lo stile di vita vuol dire vita sana dal punto di vista dell'alimentazione, vita attiva da un punto di vista dell'attività fisica, quindi per esempio attività aerobica, almeno 30 minuti di camminata a passo svelto, se possibile quotidianamente almeno 3 volte alla settimana. Tutto questo riduce la frequenza, l'incidenza di una serie di condizioni come il sovrappeso, ma anche come le varici, per esempio degli arti inferiori, che soprattutto nelle donne sono particolarmente frequenti e che sono uno dei più importanti fattori di rischio per trombosi venose. Quindi è chiaro che la prevenzione, anche qui primaria, quindi lo stile di vita, è decisamente l'elemento determinante. Circa il rischio di trombosi venose dei vaccini anti-Covid, e se ne è fatto sicuramente un gran parlare, però vorrei sottolineare che gli eventi che sono stati registrati, che sono assurdi agli onori delle cronache, sono stati prevalentemente eventi registrati in associazione al vaccino a vettore virale. Il vaccino a vettore virale è un vaccino che attualmente non viene più praticato, mentre vengono utilizzati i vaccini cosiddetti mRNA. E recentemente, lo scorso mese di agosto, è apparsa una enorme casistica relativa alla sorveglianza proprio per la sicurezza di questi vaccini, cioè quelli a mRNA, e per quanto riguarda gli eventi trombotici, che sono comunque eventi che si verificano nella popolazione generale in una percentuale che va da 1 a 1000 persone, a 1 a 10.000, a seconda della fascia di età che noi andiamo a considerare, quindi il rischio di trombosi venosa nella popolazione generale non è mai pari a zero. Bene, le trombosi che sono state registrate in un lasso di tempo di 1-2 mesi successive alla somministrazione dei vaccini a RNA non sono, in quanto a numerosità, maggiori rispetto a quanto atteso nello stesso periodo nella popolazione generale. Ed è anche interessante notare, per quanto riguarda le trombosi, che non sono quelle degli arti inferiori, ma quelle cerebrali, di stenosi cerebrali, ne parlo perché sono quelle assurde appunto agli onori della cronaca con il vaccino, quello a vettore virale,
che erano e sono, indipendentemente dal vaccino, trombosi che registriamo più frequentemente nelle donne. Bene, queste trombosi che sono state comunque registrate nell'osservazione di questo lungo periodo di, dopo la somministrazione di vaccini RNA, non si sono registrate in numero superiore a quanto atteso. Non solo, sono state curate, perché la diagnosi tempestiva è sempre, particolarmente per questi eventi, fondamentale, e non avevano le caratteristiche anche di tipo coagulativo, non mi dilungo perché sono estremamente, entrerei nel tecnicismo, non avevano le caratteristiche come per esempio il calo della conta piastrinica che erano state registrate nelle trombosi appunto da vaccino a RNA virale. Mi permetto a questo proposito di sottolineare come per questo ambito e per tutti gli altri ambiti della medicina di cui abbiamo anche oggi parlato, le differenze di genere, cioè le differenze tra uomo e donna, sia in termini di diagnostica, quindi esami da effettuare, sia in termini di terapia che può essere più o meno efficace a certi dosaggi o ad altri, siano differenze fondamentali da registrare. E mi piace qui ricordare che il nostro IRCCS, come tutti gli altri IRCCS in Italia, è stato cooptato all'interno di un gruppo di lavoro del Ministero della Salute, coordinato dalla dottoressa Luciani, che si occupa appunto di guardare all'interno della letteratura dove ci sono differenze di genere e portarle alla luce e quindi pubblicarle, e dove soprattutto non ci sono, perché è bene dire che spesso mancano evidenze relative alle differenze tra uomo e donna rispetto alla diagnostica e alle terapie di una serie di condizioni patologiche, di portarle all'attenzione appunto dei nostri referenti istituzionali e di spingere affinché la ricerca, in particolare la ricerca clinica, che è quella che viene svolta all'interno degli IRCCS, venga stimolata ad andare appunto in quella direzione, che è quella di registrare, come dicevo prima, le differenze di genere. Thank you.